Ecco fatto. Cosa ne pensa, dottor Rob? È stupendo, dottoressa Ellie. Sembra proprio pelle di serpente. Incredibile che sia solo una vernice. È la magia dei nostri effetti speciali. Sanno ricreare materiali, colori, superfici della natura, dal ghiaccio alla seta. Ora vi spieghiamo come. Ogni effetto speciale può essere ottenuto utilizzando come supporto MDF, carte isolate o le essenze legnose più comuni. Il supporto deve essere preparato carteggiando accuratamente con carta a grana 150. I residui della carteggiatura devono essere quindi eliminati con un getto d'aria compressa, per poi procedere all'applicazione dei prodotti vernicianti. Si raccomanda di agitare accuratamente i fondi e le finiture una volta miscelati con relativi induritori, catalizzatori o diluenti. L'essiccazione indicata è prevista a temperatura ambiente. Gli effetti Shanghai e Las Vegas ricreano rispettivamente l'aspetto della seta e una finitura luminescente. Per realizzare l'effetto Shanghai occorre procurarsi il fondo poliuretanico bianco, il fondo poliuretanico nel colore desiderato, l'induritore per fondo poliuretanico, il diluente, la finitura acrilica effetto seta e l'induritore per finitura acrilica. Per l'effetto Las Vegas, invece, munitevi della tinta del colore desiderato, del fondo acrilico luminescente, dell'induritore, del diluente e della finitura acrilica. Per ottenere l'effetto Shanghai, occorre miscelare il fondo bianco con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 40 a 30. Applicate due mani da 130 grammi a metro quadro del preparato in maniera uniforme, con un intervallo di minimo 2 ore e massimo 4. Fate essiccare per circa 12 ore, quindi carteggiate con carta a grana 380. Applicate poi il fondo a solvente del colore desiderato, miscelato con l'induritore e il diluente, in rapporto 100 a 50 a 30. L'applicazione deve essere uniforme e la grammatura di circa 130 grammi a metro quadro. Lasciate essiccare per 12 ore e poi carteggiate con carta 320. Infine, sovrapplicate con la finitura effetto seta, preparata miscelando alla finitura lo specifico induritore e il diluente in rapporto 100 a 30 a 30. Per il perfetto raggiungimento del risultato, è necessario rispettare rigorosamente le grammature di finitura, che sono di 100 grammi a metro quadro. La perfetta essiccazione si ottiene dopo 24 ore. Per l'effetto Las Vegas, diluite la tinta scelta con il diluente in rapporto 100 a 600. Applicate in modo uniforme sul supporto scelto circa 30 grammi a metro quadro. Attendete un'ora e applicate il fondo acrilico luminescente miscelato con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 10 a 30. L'applicazione può essere uniforme su tutta la superficie dell'oggetto oppure limitata a piccole aree a seconda del risultato che si vuole ottenere. Attendete due ore e applicate il fondo acrilico miscelato con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 10 a 30. Attendete ancora due ore e carteggiate l'intera superficie con carta grana 320. Applicate poi in maniera uniforme la finitura acrilica miscelata con l'induritore e il diluente in rapporto 100 a 10 a 30, in mano unica di circa 100 grammi a metro quadro. La completa essiccazione avviene in 8 ore. Ora tocca a voi sperimentare i nostri effetti speciali. E se avete dei dubbi, visitate la nostra pagina Facebook Milesi o collegatevi a www.milesi.com. Alla prossima!